Now, un gruppo di ricercatori malacologi del Museo Naturalistico Libero Gatti, in collaborazione con la Direzione dell'Ambiente Polinesiano, sta portando avanti una serie di ricerche sulle conchiglie presenti nell'arcipelago delle Tuamotu. Siamo sulla barriera corallina di Miao e stiamo facendo scuola di malacologia, esattamente come si fa a prendere le piccole conchiglie, sia viventi sia con paura. L'obiettivo è riuscire a realizzare un inventario delle specie di conchiglie reperibili negli atolli del comune di Fakarava. Prima ricerca che andiamo a fare oggi consiste nel cercare le conchiglie lungo la spiaggia, le conchiglie che sono spiaggiate, buttate fuori dalle onde. Si raccoglie di tutto, dopodiché con calma, quindi a casa della biosfera, si stendono sul tavolo e si fa la selezione per stabilire quali sono le specie presenti in questa spiaggia. Si va dalla loro raccolta alla selezione degli esemplari più significativi, all'inserimento dei relativi dati in un database su computer, alla realizzazione di foto digitali e infine alla pulizia delle conchiglie. E alla loro classificazione mediante cartellini identificativi. Queste ultime operazioni vengono eseguite in Italia, precisamente in un laboratorio del museo che si trova in Calabria. Proprio nel periodo in cui mi trovavo a Niao, mi è capitato di assistere alla festa religiosa dei Sanito. Questa festa viene celebrata ogni anno, a turno, in una tra quattro isole vicine tra loro, Kaukura, Aratua, Apataki e appunto Niao. Il 2010 è stato appunto l'anno di Niao.
l'isola doveva ospitare circa 500 persone, quindi l'avvenimento procurava gioia e orgoglio agli abitanti e coinvolgeva tutto il villaggio di Tupanà. Gli arrivi si succedettero per 2 giorni interi. Ogni 2 ore un motoscafo arrivava e poi ripartiva per imbarcare altre persone. Al termine di questi continui via mai, i motoscafi furono tirati in secca sul molo con l'aiuto di una motopala, perché lasciarli a mollo nel porticciolo con l'oceano sempre agitato sarebbe stato troppo rischioso. In poco tempo il villaggio fu invaso dai Sanito. I gruppi di ciascuna isola avevano portato corone di fiori e vegetali ed erano vestiti ognuno con un colore diverso, che sembrava ancor più sgargiante quando, durante la messa nella chiesa o all'interno del capannone allestito per altre celebrazioni, si cimentavano nei loro canti tradizionali.